A conclusione di questo nostro percorso, che è durato oltre un mesetto, in cui abbiamo visto come sia possibile affrontare i difetti degli altri, le ferite degli altri, le ferite che l'altro mi procura attraverso la terapia a caldo e la terapia a freddo, che non è un insieme, semplicemente un insieme di tattiche umane o di tattiche psicologiche, ma come abbiamo visto è soprattutto questione di fede per noi credenti. Perché credere che l'altro può sempre e comunque cambiare e che Dio può arrivare laddove io non posso arrivare, questo mi porta a coprire l'altro con carità. È la carità che copre tutto, non vuol dire, come abbiamo detto, che scusa tutto, no. La carità che copre vuol dire che copre l'altro, vede l'altro con la bellezza che l'altro ha. Questo è il passo che dovremmo fare, lo ripeto, accogliere le ferite, le offese, i difetti dell'altro con l'occhio di Dio, con gli occhi del Signore, che guarda sempre non il mio peccato, non i miei errori, non i miei tradimenti, non i miei sbagli, ma la bellezza che Lui stesso ha messo dentro di me, dentro di te e dentro ogni persona. E questa sera, quest'oggi, voglio chiudere con questa, diciamo, frase di Christian Chabanis: Dio solo non delude mai. Scrive Chabanis: nelle nostre chiese viviamo tutti dolorose esperienze di delusione. Esse mi hanno insegnato che credere in Dio significa mettere la propria fiducia e la propria speranza soltanto in Lui. Quando non si ripone la propria fede laddove deve essere, bisogna saper accettare le conseguenze. Quante delusioni noi viviamo nelle nostre comunità cristiane, religiose, nelle nostre parrocchie. Eppure siamo cristiani, siamo credenti, perché sbagliamo a riporre la nostra fiducia. In compenso, continua Chabanis, quando ci si fida soltanto di Dio, si può posare sul mondo e sugli uomini lo stesso sguardo che Dio posa su di loro, uno sguardo di misericordia. Non si può credere nell'umanità perché non è buona e le disillusioni sono spesso crudeli. Solo Dio non delude mai. E se si guarda il mondo con gli occhi di Dio, non ci si aspetta che migliori per amarlo. Questo sguardo di Dio me lo ha insegnato Cristo. E così il mio rapporto con gli altri si è evoluto via via. Non ho aspettato, conclude Christian Chabanis, che loro si convertissero, che fossero migliori di quel che sono, ma li ho amati dove erano e come erano. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.